Buonasera a tutti da Sarocco di Napoli Monte, eccoci qua per la premiazione della Coppa America 2019, un torneo iniziato un mesetto fa più o meno, durato 4-5 settimane, bel torneo, belle squadre, non ce l'abbiamo fatta diciamo. Un torneo piccolo, ma è stato carino, dai. Non l'abbiamo inserito nell'evento della settimana scorsa, però comunque ha avuto il suo seguito. Premiamo subito, così vi faccio fare la doccia. Facciamo il miglior portiere. Questa edizione vede, questa coppa vede due miglior portieri con la stessa media, se non sbaglio 7.003, cosa del genere, del Paraguay, Ivan Giannini. Un applauso, complimenti Ivan. E del Venezuela, Ciro Candida, complimenti anche a Ciro. Vieni, ma non metto Ivani, e tu che fai? Ciro. No, ma io. Lasciamo la foto. Guardate la fotografia stasera. La difesa troppo forte. Volete dire qualcosa? Ciro, vuoi dire qualcosa? A chi lo dedico? Dedico a mia mamma. Che mi ha accompagnato fino a qua. Complimenti Ciro, Ivani. Io alla mia ragazza. Complimenti ragazzi, avete fatto, a parte belle parate, anche un buon torneo, le squadre non sono arrivate fino in fondo, però complimenti davvero, grazie per la presenza. Grazie ragazzi, un applauso ancora ai due miglior portieri della Coppa America. Adesso andiamo, ma facciamo un applauso a questa premiazione, guardate com'è bellina, piccolina, carina, eravate abituati, diciamo, a quella là di martedì scorso dove non sapevate dove guardare. Premiamo il pallone d'oro, guardate qua. Guardate qua il pallone d'oro. Guardate qua, mi somiglia. Pallone d'oro, dopo si vinceva diciamo con le tre partite del girone. Penso che ha stravinto, ma non mi ricordo la media, ma ha vinto con un po' di distacco. Della Colombia, il numero 7 aveva stasera, Salvatore Fonticelli. Complimenti Salvatore. Sapete, è pesante. Complimenti. Dammi la mano, facciamo la foto. Vuoi dire una battuta, una dedica? Alla squadra. Complimenti Salvatore. Premiamo il capocannoniere. Questa sera ha fatto un gol, stava a 9, è salito a 10, mi hai salvato, perché altrimenti si arrivava a 9 con l'altro ragazzo, anche se non è venuto, non sapevo come fare. Capocannoniere della Coppa America Mondialito 2019, Fabio Iovine dell'Uruguay. Come dite, qual è il segreto di Fabio? Schiattato e fa tutti questi gol, è la squadra, è lui. No, è lui, è lui. Facciamo la foto. Il pallone va contro lui. Il pallone non fa un gol. Fabio, una battuta a volo, vai, ma dedica, dimmi qualcosa. Sempre la squadra. Grande Fabio! Adesso premiamo il miglior giocatore fasi finali, questo diciamo dovrebbe, tra virgolette, voi pensate che questo miglior giocatore fasi finali esce dalla finale, ma noi guardiamo un po' tutti dai quarti di finale in poi, logicamente chi brilla in finale ha il vantaggio in più. Stasera eravamo molto indecisi, lo sono ancora, Marco, ma non lo so se tu mi dai una mano tu, quindi io l'ho vista la partita, non... La prima idea o la seconda? La seconda in questo caso. Ok, stavano due ragazzi in Lizza, diciamolo, Angelo Matera e Rosario Cangiano. L'abbiamo... Rosa, io ti considero un ragazzo, lo sai? E vieni a ricevere questo premio. Rosario Cangiano dell'Uruguay! Complimenti Rosario. Diciamo, facciamo la foto. Dedica. Sempre alla squadra, ragazzi. Da Rosario un discorso un po' più lungo.
Ma chi è più grande? Non lo so, ringrazio. Ma perché alla squadra? Come ti senti alla squadra? Non sai che si trovano. A me, lo so. Giovane, sono giovane. Lo so, a me me la dico. Grazie a loro, Angelo ha fatto una fase finale esagerata alla gira. Infatti eravamo indecisi. Se non facevi due gol questa sera lo cavamo a lui. Devo dirti la verità, se non mi arriva a me, pigliavo gol. 28 anni a ottobre, lui dopo ancora. Grazie Rosario, complimenti. Adesso premiamo la seconda classificata. È partita un po' maluccia, prima sconfitta, poi dopo proprio contro di loro, giusto? Proprio contro l'Uruguay, poi piano piano si sono aggiustati, si sono amalgamati, hanno fatto bene, hanno eliminato il Cile, che comunque è una bella squadra, e l'Argentina in semifinale. Diciamo per l'episodio di Marco Quattromani che salutiamo, vice campione del Mundialito Coppa America 2019, la Colombia di Capitan Galletta e presidente Diana, venite tutti però, consegniamo la medaglia. Complimenti ragazzi, a cosa? Dimmi una cosa buona, a te dico la squadra. Come sta andando stasera? Non lo so, forse dobbiamo fare. Forse ci sarà un altro gol. Mago, primo tempo abbastanza equilibrato, partita un po' diciamo caotica, diciamo così. Secondo tempo da dimenticare, sia vabbè. Da parte nostra. Sì, presidente, presidente. Però d'altronde una bella semifinale fino all'1-0. Va bene, vice campioni Mundialito Coppa America 2019, la Colombia. Complimenti ragazzi, restate qua per piacere, restate qua che abbiamo finito. Restate qua. Questa bottiglia chi la fa? Chiamiamo uno a uno, diciamo i vincitori, dai, siamo pochi, possiamo fare. Daniele Bagaco. Daniele. Francesco Marigliano. Grazie Francesco. Angelo Matera. Ivan Matera, il fratello. Giovanni Zona, no, aspetta, scusa, è l'ultimo, scusa. Alessio Bastone. Grande Alessio. Solo questo può fare. Danilo Viola. Grande. Grande. Rosario Caggiano. Grande. Non mi si chiama Eri. Fabio Giovine. Gianni Zona, Gianni Zona e Giovanni Zona, il capitano. Allora, una battuta a volo il capitano Giovanni. Poi. Ok, al mister Domenico, vieni. Domenico Bastoni. Vai, ve la dividete. Vai, facciamo dire una battuta a volo. La battuta a volo al capitano Giovanni. Vabbè, niente, volevo ringraziare innanzitutto te per che ci fai sempre divertire con questi tornei. E poi alla fine siamo riusciti a vincere e i Lions non partecipano, vincono solo. Diciamo della vivenza. Allora, siamo pronti? Vincitore del Mundialito Coppa America 2019, l'Uruguay! Thank you.
grazie. Grazie, ragazzi. No, 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 l'organizzatore, vai là! Ma non c'è bisogno, grazie. Ciao!